Buongiorno a tutti, veniamo qui oggi al nostro terzo incontro con l'appuntamento Il Mondo Grigio e la volta scorsa, ricordo, abbiamo parlato di altri obblighi per quanto riguarda la professione medica, quali potevano essere appunto la partita IVA e il sistema delle credenziali ITS. Per riassumere, abbiamo detto il sistema delle credenziali ITS e il sistema tessera sanitaria. È uno strumento che serve fondamentalmente per rimanere in collegamento con l'Agenzia delle Entrate e oltre l'utilità per la certificazione, soprattutto per quanto riguarda i medici, ne obbligano i medici certificatori e tutti i medici ai sensi della legge Brunetta, ovviamente, fornisce anche indicazioni per quanto riguarda l'appropriatezza prescrittiva delle ricette, sia soprattutto quelle dematerializzate. Per quanto riguarda, abbiamo detto, la partita IVA è uno strumento fiscale tramite cui il medico può rendicontare il reddito annuale che percepisce tramite le proprie attività. E abbiamo anche l'altra sistematica, che è la ritenuta d'acconto, per cui abbiamo detto fondamentalmente essere valida per attività e prestazioni solamente occasionali e uniche. Mi sono state fatte poste delle domande nel frattempo e in questi giorni ho potuto anche documentarmi maggiormente e per fornire delle risposte maggiormente dettagliate. Tra queste domande che mi sono state poste, innanzitutto, dove possiamo trovare ulteriori informazioni riguardo la partita IVA? Allora, fondamentalmente non esiste un sito specifico dove cercare. Io ho cercato molto sul web, fondamentalmente esistono dei siti anche per quanto riguarda uffici commerciali e altro che spiegano bene in maniera molto dettagliata tutto quanto c'è da sapere in merito alla partita IVA. Quindi fondamentalmente basta digitare sul web partita IVA cos'è e potete trovare tranquillamente su vari siti queste informazioni. Poi un'altra cosa che mi è stata chiesta era la ritenuta d'acconto a fine anno fiscale, come viene conteggiata? Come ho già spiegato la scorsa volta, la ritenuta d'acconto viene pagata dal cliente, quindi fondamentalmente è una ritenuta che verrà pagata direttamente dal cliente a fine anno fiscale. Quindi quando andrete a registrare, ma questo lo potrà spiegare meglio sicuramente di me un commercialista, andrete a registrare la cifra al netto, registrando il fatto appunto che avete già operato la ritenuta d'acconto del 20%. Ovviamente, ripeto, la ritenuta d'acconto è valida solamente per le prestazioni occasionali, quindi prestazioni uniche, prestazioni non per lo stesso datore di lavoro, che non si ripetono nel tempo. Quindi, il consiglio che vi do, eventualmente, soprattutto se vorrete svolgere nell'ambito della vostra professione attività in clinica o attività continuative, è aprire la partita IVA. Altrimenti, potrete ovviamente operare in regime di ritenuta d'acconto perché è consentito fondamentalmente anche dalle stesse ASL, però ripeto, ha dei limiti. I limiti li abbiamo visti la volta scorsa. Per quanto riguarda altre domande che mi sono state chieste, c'è possibilità di lavorare durante la specializzazione, soprattutto le borse di specializzazione o del corso di medicina generale vengono conteggiate al termine dell'anno fiscale? Assolutamente no, vengono conteggiate a parte, sono appunto borse, quindi sussidi che fornisce lo Stato e quindi non devono essere conteggiate all'interno del regime fiscale in partita IVA. Quindi fondamentalmente tutto ciò che potrete guadagnare lavorando in regime di partita IVA andrà fiscalizzato a parte, mentre la borsa andrà fiscalizzata in un altro modo. Quindi non andrà ad accumularsi al famoso conteggio per mantenere o meno il regime dei minimi. Anche perché c'è da sapere che per quanto riguarda, come già detto, l'attività da poter svolgere durante la specializzazione e la borsa di medicina generale, sono veramente poche perché potrete operare solamente in regime di continuità assistenziale, quindi guardia medica, oppure sostituzioni in medicina generale o in particolari bandi che vengono pubblicati durante l'anno, in particolari situazioni come per esempio quest'anno è stato per l'emergenza Covid, per il numero verde regionale, per l'ARS 118 e tanti altri bandi che sono stati pubblicati. Tutte quelle attività che vengono detti redditi extra borsa vanno conteggiate poi successivamente in partita IVA oppure ritenuto d'acconto, mantenendo ovviamente, ripeto, la cifra minima di 5.000 euro. Altre cose non
finita insomma di parlare degli argomenti della scorsa volta, in base al programma oggi parleremo degli ultimi due obblighi del medico e di alcuni strumenti utili che potrà per la vostra professione. Per quanto riguarda gli obblighi, differentemente dal programma, perché mi sono accorto di una mancanza molto grave, quindi mi scuso innanzitutto, ho voluto aggiungere anche la formazione continua in medicina, quindi i crediti ECM, perché sono un obbligo ed essendo tale vanno inseriti all'interno degli obblighi. Per quanto riguarda oggi, inizieremo a parlare fondamentalmente proprio dell'ENPAM. Che cos'è l'ENPAM? L'ENPAM è l'organismo previdenziale di categoria, cioè è quell'organismo che consente di, pagando i contributi negli anni, di accumulare un fondo pensionistico al termine della vostra professione. Quello che se opererete in regime statale è l'INPS, mentre se opererete in regime libero professionale sarà l'ENPAM. Quello che voglio dire, un'altra cosa che dobbiamo dire dell'ENPAM fondamentalmente è un'iscrizione obbligatoria, viene fatta automaticamente l'iscrizione all'ENPAM per i professionisti al momento dell'iscrizione all'ordine. Quindi, al momento dell'iscrizione all'ordine, voi automaticamente verrete iscritti all'ENPAM. È un'iscrizione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1,3 del decreto legge 509 del 94, che ha istituito appunto l'obbligatorietà della professione medica per l'iscrizione al fondo previdenziale privato, ENPAM. Ora, come ci si iscrive all'ENPAM? Come ci si registra all'ENPAM? Per registrarsi all'ENPAM, diciamo, è molto semplice fondamentalmente. Esiste sempre, come al solito, uno username che sarà fondamentalmente l'username che vi verrà comunicato direttamente dall'ENPAM e una metà password. Questa metà password vi verrà inviata via posta, quindi via posta cartacea, riceverete una lettera a casa con metà password dell'ENPAM. Accedendo alla pagina principale dell'ENPAM potrete vedere tranquillamente come vi verrà detto di digitare questa metà password al fine di poter ottenere la seconda metà password. Una volta ottenuta via mail la seconda metà della password, voi potrete accedere alla vostra area riservata ENPAM, in cui potrete trovare, viaggiate molto sul sito ENPAM perché quello che vi consiglio è valutare, vedere anche che ci sono molte agevolazioni per quanto riguarda i professionisti iscritti, sia per quanto riguarda anche la vita privata, quindi teatri, musei e altre cose, ma anche e soprattutto per funzioni fiscali, prestiti e tante altre funzioni. L'ENPAM, diciamo, è un mondo a parte, è un mondo finora un po' sconosciuto anche ai più, però quello che vi voglio consigliare è usate bene la pagina dell'ENPAM perché vedrete che potrete scoprire tante e tante agevolazioni e tante opportunità che vi vengono fornite. Questo per quanto riguarda l'interfaccia generale. Per quanto riguarda invece, diciamo, adesso veniamo al sodo, cioè quanto dobbiamo pagare, cosa dobbiamo pagare all'ENPAM. Abbiamo due quote fondamentalmente da pagare, la quota A e la cosiddetta quota B. La quota A è una quota fissa annuale che iniziamo a pagare intorno al 30 aprile dell'anno successivo all'iscrizione al nostro ordine dei medici. Possiamo pagarla in quattro rate oppure in tranche unica ed ha un valore variabile a seconda della fascia d'età. Si parte da circa 273 euro fino ai 30 anni di età, fino ad arrivare a circa 1.500 euro oltre i 40 anni di età. Questo costituirà il vostro fondo pensionistico, ossia il fondo pensionistico che il professionista andrà a percepire al termine della sua attività, quando raggiungerà l'età pensionabile. È corrisposto un circa 200 euro di fondo base al mese di pensione e fino a 15.000 euro e da un minimo, scusate, di 15.000 euro per quanto riguarda se qualora l'interessato contribuente dovesse diventare invalido oppure in caso di decesso.
Questo, diciamo, fondamentalmente è l'aspetto contributivo del fondo pensionistico. Dall'altra parte abbiamo la quota B, che corrisponde a una percentuale sul reddito imponibile annuo. Cosa significa? Che ovviamente oltre al famoso 5-15% di cui abbiamo parlato la scorsa volta, il reddito dichiarato andrà presentato all'ENPAM, da cui l'ENPAM poi sottrarrà una percentuale sul reddito imponibile, escludendo però, ricordiamolo, questo è importante, la quota A. Quindi la quota A va esclusa da questo reddito imponibile. Quindi il contributo che dovrete voi dare all'ENPAM sarà fondamentalmente il reddito imponibile, cioè una percentuale del reddito imponibile, a cui è stata sottratta anche il valore previdenziale della quota già pagata, che è un valore che è variabile negli anni. Ad esempio, quest'anno era circa sul 17,5%, potrebbe passare anche al 18%. Questo verrà comunicato sempre nelle sedi ENPAM. Per pagare ovviamente queste quote avrete bisogno di compilare il cosiddetto modello D, che è il modello D fondamentalmente in cui dichiarate il reddito annuale percepito all'interno dell'anno fiscale. Importante sapere, e questo è molto voglio sottolinearlo, che esiste una quota minima al di sotto del quale la quota B non va pagata, o soprattutto non va dichiarata. In questo caso, quest'anno era all'incirca sui 2000 euro, 1937 e qualcosa. Quindi, fondamentalmente, se nell'arco dell'anno fiscale precedente voi avete percepito meno di questa cifra, non dovrete dichiarare o compilare il modello D per il pagamento della quota B. Quindi, non dovrete pagare la quota B. È un fattore molto complesso l'ENPAM, come potete tranquillamente vedere. Ho cercato di fornirvi un pochino di materiale per poter informarvi anche in maniera base, molto stringata, ma diciamo l'ENPAM è un mondo a parte. Quello che vi invito a fare è, ripeto, andare anche sul sito dell'ENPAM e andare a valutare tutto quanto c'è da sapere. Tornato all'ENPAM, finito di parlare comunque dell'ENPAM, in cui ho dato un quadro generale, andiamo all'altra ovvia questione, appunto, gli ECM, che costituiscono appunto la formazione continua per il professionista medico, per operare al meglio nei confronti del paziente e soprattutto per tenersi aggiornato al fine di svolgere un'opera più idonea nei confronti del sistema sanitario e del sistema regionale e quindi anche della Prof. Il resto, quello che vi voglio dire, in merito quindi all'ECM, costituisce un obbligo deontologico ai sensi dell'articolo 19 del nuovo codice deontologico. Articolo 19 che, come potrete vedere nelle slide, asserisce che il medico ha l'obbligo professionale di avere una formazione continua e un aggiornamento continuo per quanto riguarda la sua professione, al fine appunto, e l'ordine si farà garante affinché il medico iscritto al proprio albo rispetti questi canoni. Quanti sono i famosi crediti ECM? Adesso veniamo a dire che un professionista deve ottemperare e soprattutto chi deve ottemperare a questi crediti ECM. Come abbiamo già detto, praticamente tutti devono ottemperare ai sensi del codice deontologico e del nuovo regime del 2002 sul programma nazionale ECM. Gli ECM si possono svolgere in due modalità, possono essere svolti in FAD, quindi online, esistono vari corsi che potrete trovare tranquillamente su vari siti, anche sullo stesso sito dell'ordine a volte vengono pubblicati bandi ECM per avere dei corsi, oppure in prima persona. In questo caso ovviamente la cosa varia perché una piccola percentuale di tale ECM l'ordine ha stabilito che possono essere fatti di persona e una tale percentuale possono essere svolti in FAD. In questo caso era circa il 20-30% in FAD e il resto tutto quanto con presenza a congressi, convegni e via dicendo. Per quanto riguarda appunto in FAD, in questo periodo particolare, ovviamente non potendo fare convegni, anche l'ordine si è dovuto un attimino adattare e quindi di conseguenza adattare anche i canoni di percentuale per quanto riguarda l'ottemperanza alla formazione continua in medicina.
Per quanto riguarda il numero di crediti, abbiamo durante l'anno abbiamo un triennio in cui vengono calcolati questi crediti. E mi raccomando, questo è un messaggio che lancio a voi, soprattutto neoabilitati, l'obbligo scatta dall'anno successivo alla vostra abilitazione e non verranno conteggiati i crediti acquisiti durante il primo anno dall'abilitazione. Quindi, ad esempio, chi adesso si è abilitato a marzo e vorrà frequentare dei convegni oppure dei corsi in FAD, sappiate che quei crediti non vi verranno conteggiati. Lo farete ovviamente per il vostro interesse personale e ci mancherebbe, però sappiate che quei crediti non vi verranno conteggiati perché il conteggio partirà dall'anno successivo, quindi da marzo, a partire da marzo del 2019, del 2021, scusate. E quindi da marzo 2021 voi potrete cominciare ad acquisire i vostri crediti ECM, che nel triennio dovranno avere un numero di 150 crediti ECM. I crediti ECM possono essere, sono così divisi nel triennio, possono essere acquisiti da un minimo di 25 crediti ECM e un massimo di 75 crediti per ogni anno. Quindi fondamentalmente, a seconda di queste divisioni, l'importante è che voi nel triennio raggiungiate la famosa cifra di 150 crediti ECM. Cosa succede fondamentalmente? Diciamo, non riesco a fare gli ECM. Allora, innanzitutto, come ho già detto e sottolineo, l'acquisizione di crediti ECM costituisce anche un requisito e un bagaglio culturale che vi permetterà di avere maggiore appeal, maggiore come dire, possibilità di operare per enti pubblici, di operare nel privato, di avere una valutazione maggiormente positiva da parte degli ordini professionali che vengono fatti solitamente a 5-15 anni e soprattutto anche in altri ambiti, come per esempio un qualora in futuro volesse iscrivervi all'albo dei medici competenti, anche il numero di ECM acquisiti costituisce un requisito. Ora, detto in quanto tale, fondamentalmente vi dico fortemente, anche perché è un obbligo, cercate comunque di mantenervi all'interno di questi 150 crediti. Ora, parliamo di cosa succede se non faccio gli ECM. Non faccio gli ECM, fondamentalmente, diciamo, l'ordine, i vostri ordini professionali, come detto già ai sensi del codice, dell'articolo 19 del codice deontologico, faranno una valutazione nel tempo e eventualmente verrete richiamati qualora non aveste ottenuto i crediti ECM necessari. Qualora avesse ottenuto i crediti ECM necessari, inoltre, e questo è molto importante, ve l'ho messo ben evidente all'interno della slide, può costituire un aggravante a livello giuridico in caso di contenzioso con un paziente o con una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, perché ovviamente, essendo un obbligo a cui non avete corrisposto, costituisce una vostra mancanza e anche un aggravante a livello penale. Quindi, vi dico, cercate, fate questi ECM. Ora vediamo la cosa più importante. Chi è esonerato dagli ECM? Allora, fondamentalmente gli esoneri ci sono esoneri ed esenzioni dagli ECM. L'esonero è periodale, fondamentalmente, c'è un esonero cosiddetto totale e un esonero parziale o periodico. Chi è esentato chi rientra nelle categorie di esonero totale fondamentalmente o a tempo indeterminato. Chi frequenta una borsa di specializzazione, quindi un corso di specializzazione, chi frequenta il corso di medicina generale, chi frequenta fondamentalmente un corso per psicoterapeuti o psicologi clinici e anche chi frequenta un corso in management sanitario. Queste riassuntivamente sono le quattro categorie principali per cui un medico è esentato dal rispettare i canoni dei 150 crediti ECM. In questi casi i crediti non vengono calcolati, ma l'ordine, ovviamente, sapendo che voi frequentate uno di questi ambiti, non farà nessun controllo in merito. Esistono poi i cosiddetti esoneri periodici, che possono essere mensili, annuali parziali e annuali. L'esonero annuale di solito avviene quando fondamentalmente si frequenta ad esempio un master universitario, che sia un master di primo o di secondo livello, l'importante è che abbia un minimo di credito di 60 crediti formativi. E
in questo caso c'è un esonero parziale fino a una percentuale di crediti. L'esonero mensile è quello in cui praticamente avete una possibilità, frequentate mensile, avete un'impossibilità in cui può essere tranquillamente detto che okay, avete un'impossibilità, siete esonerati dal farlo. Per quanto riguarda invece l'esonero annuale parziale, un esempio classico è una calamità, cioè una calamità naturale fondamentalmente. Allora, in quel caso, mese per mese, fino all'incirca un massimo di 3 mesi, viene annullato quell'obbligo di poter ottemperare all'acquisizione di crediti ECM. Molto questo è molto, diciamo, è molto discorsivo il discorso, potete trovare tranquillamente ampiamente schematizzato quanto ho detto nelle slide che vi verranno inviate via mail. Ora, detto ciò, fondamentalmente quello che voglio aggiungere su questa ultima parte è che i crediti acquisiti durante gli esonerosi periodici vengono conteggiati, cioè voi avrete comunque, se potete, la possibilità di acquisire crediti. Però, ripeto, se non li acquisite in queste particolari situazioni, non vi verrà conteggiato, cioè non vi verrà detto nulla fondamentalmente, non verrete richiamati, non riceverete alcun richiamo. Chi è esente invece? Le esenzioni sono varie, io mi sono permesso nelle slide di riassumere, ad esempio, soggetti in caso di congedo di maternità, in caso di invalidità, in caso di assistenza a malato, quindi in caso di malato si intende parente di primo grado e soprattutto in caso di figlio malato. Queste sono le principali esenzioni in cui le principali situazioni in cui voi siete esentati legalmente dal perseguire e dal, cioè, scusate, dall'ottenere questi crediti ECM. Queste sono fondamentalmente le situazioni particolari. Quindi, ripetendo, esoneri ed esenzioni, l'esonero che può essere totale e l'esonero che può essere parziale, e invece l'esenzione in determinate situazioni. Sono cose che troverete tranquillamente nelle slide, perché se no ci dilungheremmo troppo su questo argomento. Quindi direi di terminare sul fattore ECM e di passare a qualcosa di, diciamo, un po' più soft, ma che comunque costituiscono degli strumenti utili al professionista. Uno dei primi strumenti utili al professionista è la PEC. La PEC, che in sostanza è sia uno strumento utile che un obbligo professionale, perché fondamentalmente la PEC, ossia la posta elettronica certificata, è una mail, costituisce una mail con valore legale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica numero 68 dell'11 febbraio del 2005, che significa valore legale, che ha la stessa validità di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Quindi voi, tramite questa casella PEC, tramite la vostra PEC, potrete inviare comunicazioni ufficiali, avere rapporti con l'ordine, quindi tutte le relazioni e le richieste fatte all'ordine dovranno essere fatte in tal modo. Anche lo stesso invio di fatture: se qualora doveste inviare una fattura al vostro datore di lavoro, il datore vi chieda di inviarla via raccomandata, potrete inviarla tranquillamente via PEC, perché comunque ha la stessa validità legale, ripeto. Come funziona la casella PEC? La casella PEC fondamentalmente può essere gratuita oppure a pagamento a seconda questo dipende dall'ordine dei medici. Molti ordini dei medici, come quello di Roma, hanno delle convenzioni, per esempio, con Aruba, per cui avrete un utilizzo gratuito, a costo fisso gratuito, per tutti gli anni, per quanto riguarda la creazione del vostro indirizzo PEC. Indirizzo PEC che avrà, come sempre, uno username e una password, in questo caso è fissa, verrà rilasciata direttamente dall'ente, quindi dall'ente in cui andrete a richiedere la PEC. Per quanto riguarda il pagamento, ci sono dei costi variabili, però ripeto, è uno strumento molto utile e necessario, perché vi verrà richiesta molte volte anche per la compilazione di bandi pubblici. Questo è molto importante ricordarlo. Quando andrete a fare la domanda per alcuni bandi pubblici, dovrete necessariamente apporre l'indirizzo PEC, perché è da lì che vogliono la documentazione. Altro strumento utile in questo caso può essere il famoso PIN-INPS. Cos'è il PIN dell'INPS? Il PIN dell'INPS è una sezione, un codice, come sempre, come in questi casi, che può essere molto utile per diventare medici certificatori. Cosa significa? Che potrete avviare pratiche di invalidità e potrete anche inviare altre pratiche, come esempio il congedo di maternità. Ottenerlo è molto semplice, basta andare direttamente alla sede INPS più vicina, o in questo caso inviare l'informale richiesta via mail o via PEC addirittura,
come in questa particolare situazione, e vi verrà rilasciato l'username che sarà il vostro codice fiscale e le credenziali d'accesso che saranno il vostro PIN fondamentalmente con cui potrete accedere alla vostra sezione INPS come professionista, come medico certificatore e avviare delle pratiche per ad esempio il regime di sostituzione, i pazienti del medico che andrete a sostituire, avviare per questo tipo di pratiche. Ricordo ovviamente che poi per l'avvio di queste pratiche è opportuno anche consultare ovviamente e farvi dare una documentazione il medico del regime che andrete a sostituire, prima magari di avviare una pratica senza valutare bene la documentazione del paziente, perché ogni pratica di invalidità soprattutto ha le sue particolarità, ma usciremo dall'argomento parlandone adesso. Altra cosa importante per quanto riguarda il PIN, andrete a vedere quando creerete il vostro SPID, perché praticamente molto spesso se avete uno SPID, il PIN INPS avrà le stesse credenziali dello SPID. Lo SPID costituisce la vostra identità digitale. Quindi fondamentalmente è un sistema che consente ai cittadini e alle imprese di accedere gratuitamente a tutti i servizi online dell'amministrazione pubblica e di alcuni privati. Quindi fondamentalmente è un codice, un'identità digitale che consente di fornire e usufruire di diversi servizi. Perché è importante questo SPID? Perché diciamo, oltre ovviamente a costituire anche l'accesso al sito dell'INPS, come vedete saranno uguali qualora aveste lo SPID. Chi, e mi rivolgo ai medici soprattutto che hanno iniziato la specializzazione, ha già iniziato la specializzazione o si è iscritto al corso di medicina generale, vedrà che viene richiesto questo famoso SPID per poter ottemperare a tutte le pratiche di iscrizione. Ricordiamo, lo SPID è un codice gratuito, totalmente gratuito, non dovrete pagare nulla, quindi è un servizio gratuito che viene offerto per usufruire dei servizi online della pubblica amministrazione. Costituisce un'identità unica, quindi è solo vostro, non può essere ovviamente duplicabile, quindi fondamentalmente sarà la vostra identità digitale per sempre. Come richiedere questo SPID? La richiesta di questo SPID è molto semplice, dovrete darvi dei semplici documenti solidi, un documento di identità valido, il vostro nome e cognome, la vostra mail, il vostro numero di telefono e la vostra tessera sanitaria con riportante il codice fiscale. Chi rilascia questo SPID? Esistono dei provider riconosciuti, sono molti, sono vari, l'Intesa San Paolo, le Poste Italiane, anche la Ruba rilascia questo famoso SPID, quindi fondamentalmente non avrete problemi a richiederlo. Come si articola fondamentalmente come si articolano fondamentalmente le credenziali SPID? Come andrete a ottenere queste credenziali SPID? Tramite tre step. Ad esempio, potete collegarvi al sito di Poste Italiane e seguire tranquillamente il modulo che andrete a scaricare. Tramite questi tre step, che sono il primo step, inserire i vostri dati anagrafici. Quindi inserite i vostri dati anagrafici, nome, cognome, residenza, numero di telefono, email e tutto il resto. E in secondo luogo, il secondo step è la creazione delle famose credenziali SPID, ossia il vostro username e la vostra password. Molto semplice. Terzo step, e il terzo step più importante, il riconoscimento, perché giustamente essendo come ho detto, un'identità unica, quindi vostra, va effettuato un particolare tipo di riconoscimento. Come può avvenire questo riconoscimento? In tanti modi, adesso c'è per esempio tramite una nuova carta d'identità elettronica, può essere svolto tranquillamente tramite il codice a barre della vostra carta d'identità elettronica, quindi già vi viene identificato tramite quello. Oppure presentarsi di persona direttamente all'ufficio postale, alla postazione di banca per cui se volete aprire con Intesa, oppure tramite altri provider. Quindi basta presentarvi di persona e quindi vi apriranno il vostro, apriranno il vostro, la vostra, attueranno la vostra identità digitale, oppure anche tramite semplicemente webcam o firma digitale. Questi sono i tre step per cui creare uno SPID, che ricordo essere molto importante perché anche al momento della registrazione delle pratiche di iscrizione al corso di specializzazione e al corso di medicina generale, vi verrà richiesto di registrarvi tramite SPID. Non ci vuole niente, bastano poche ore per creare questa identità, come ripeto, quindi fondamentalmente creando questo SPID avrete anche automaticamente, comunicando il vostro SPID all'INPS, accesso anche come medico certificatore. Quindi è una cosa
importantissima questo speed, soprattutto ad oggi. È una cosa fondamentale, uno strumento utilissimo, uno strumento necessario, diciamo, che vi consentirà di operare appunto in determinati ambiti, ovviamente iscrivervi anche ai concorsi di specializzazione, che mi sembra una cosa molto importante. Ultimo, ma non ultimo, come strumento utile per quanto riguarda la vostra professione, sono le credenziali INAIL. L'INAIL, diciamo, l'Istituto Nazionale del Lavoro, fondamentalmente dell'attività lavorativa, e queste credenziali vi permetteranno fondamentalmente di operare, quindi di poter effettuare certificazioni di infortunio o di malattia professionale. Molto spesso quando vi capiterà il regime di sostituzione, vi potrebbe capitare pazienti che devono essersi infortunati sul lavoro, di voler aprire una pratica e tutto il resto. Ecco, per poter aprire tale pratica dovrete avere queste credenziali INPS e INAIL, scusate, perché tramite queste credenziali INAIL voi potrete certificare questo status di malattia professionale o eventualmente di infortunio sul lavoro, per cui poi verrà avviata successivamente una varia pratica, ma voi siete il primo step in regime di sostituzione che può certificare questo. Importante questo dirlo, che ai sensi della legge di bilancio del 2020, quindi da quest'anno, qualsiasi certificato per infortunio o malattia professionale è totalmente gratuito, quindi sono certificazioni totalmente da erogare in regime gratuito, quindi non dovrete far pagare alcun, non è previsto alcun compenso per il medico che certifica questa malattia professionale, come era in precedenza. Quindi da quest'anno ogni erogazione è totalmente gratuita. Come si ottengono queste credenziali INAIL? Tramite tre modalità: o semplice richiesta nella sezione del sito www.inail.it, alla sezione abilitazione medico esterno, richiede abilitazione medico esterno, e andate tranquillamente a compilare il modulo in cui allegherete poi la vostra carta d'identità. Altra cosa che potete fare è semplicemente andare a consegnare, non in questo periodo ovviamente, il vostro modello cartaceo, quindi il vostro modulo bello stampato, compilato insieme alla fotocopia del fronte-retro del documento d'identità alla sede INAIL più vicina. In terzo luogo, via PEC. Quindi, come ho detto, la PEC, vedete, perché è uno strumento utile, è uno strumento utile perché vi consente in particolari situazioni di ovviamente non uscire di casa e quindi tranquillamente inviare tutta la vostra documentazione. Queste credenziali, ripeto, sono utili per effettuare questo tipo di certificazione. Ultimo, ma non ultimo, che non ho inserito nel programma, ma che nelle slide, ma che provvederò a inserire, è il famoso codice regionale. Cos'è il codice regionale fondamentalmente? È un numero che dovrete apporre sul vostro timbro qualora opererete in regime di continuità assistenziale, è un numero che vi verrà rilasciato una volta richiesto dalla ASL per operare all'interno della continuità assistenziale. Come funziona questo numero praticamente? Va fatta richiesta a qualsiasi ASL, potete farla. Ovviamente cominciate magari dall'ASL dove siete domiciliati o nella ASL dove siete residenti, ed è unico per ciascuna ASL, quindi unico per ciascun distretto ASL. Quindi ovviamente se, faccio un esempio, fate una richiesta per quanto riguarda, parliamo di Roma, la ASL Roma 1 per avere il codice regionale o poter operare in continuità assistenziale, con lo stesso codice non potrete operare ad esempio per la Roma 2 o per la Roma 3 o per le altre ASL di Roma, e ovviamente non potrete operare in altre regioni, ma per poter operare in altre regioni dovrete fare ogni volta richiesta alla ASL di riferimento del vostro codice regionale. Tramite questo codice regionale, che vi sarà utile molto in futuro, eventualmente qualora opererete in futuro nella continuità assistenziale, qualora una volta completato il percorso di medicina generale aprirete il vostro studio, perché sarà già il vostro codice regionale in cui entrerete in graduatoria, quindi all'interno della graduatoria della ASL, quando verranno assegnate le postazioni di medicina generale per quanto riguarda i pazienti, voi opererete già con quel codice, quindi avrete già il codice. Diciamo uno strumento utile, io fondamentalmente non l'ho mai utilizzato non operando in continuità assistenziale, perché è uno strumento utile soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento delle guardie mediche, quindi se opererete come guardia medica, allora in quel caso dovrete fare richiesta perché verrete inseriti in una lista dell'ASL di riferimento e poi verrete chiamati ad operare per il servizio di guardia medica. E
Quindi basta, ripeto, fare richiesta all'ASL di competenza per questo codice regionale per poter entrare poi in una famosa lista dal quale verrete poi chiamati per svolgere il servizio di continuità assistenziale. Questo sarebbe il famoso codice regionale. In teoria dovrebbe essere utilizzato anche per quanto riguarda la sostituzione in medicina generale, perché è da lì che vengono presi la famosa lista medici di medicina generale, ma questo viene lasciato, diciamo, alla legislazione locale. Diciamo, direi che per quanto riguarda la strumentazione, quello che dovete sapere, quello che dovete fare, il vostro obbligo, i vostri strumenti utili, abbiamo detto tutto fondamentalmente. Oggi mi sono dilungato un po', ma ovviamente gli argomenti erano molto complessi e molto vari. Ho cercato di stringere un po', ma di essere il più sintetico possibile, ma fondamentalmente, diciamo, volevo chiudere il cerchio di questo strumento utile e poter iniziare a parlare anche dei vari percorsi dalla prossima volta. Chiudo dandovi magari anche qualche consiglio pratico, diciamo, nella mia piccola esperienza, su altre cose che possono esservi utili fondamentalmente, o consigli che vi posso dare per poter svolgere al meglio la prima attività. Un primo consiglio che voglio darvi fondamentalmente è cercate di completare la vostra preparazione al di fuori dell'università, quindi fondamentalmente avete il vostro bagaglio, ma cercate di migliorare ancora di più frequentando vari corsi, corsi ad esempio come possono essere, perché dovrete prendere ovviamente e prendere soprattutto gli attestati che faranno curriculum, che vengono molto richiesti, ovviamente vi fanno scattare avanti quando inviando il curriculum verrete chiamati magari a lavorare per determinate cliniche o determinate aziende. Corsi io vi do pratico, frequentate i famosi corsi base, il BLSD, la CLS e il PTC che sono il corso trauma, il corso di Life Support avanzato e il corso base Life Support, perché ovviamente sono dei corsi che, come vedrete, per quanto riguarda il BLSD hanno validità annuale, per quanto riguarda la CLS triennale, idem per il PTC base. Poi ci sono tutti una serie di corsi, non stiamo qui a pubblicizzare qual è meglio, qual è peggio, quale ente lo fornisce in maniera migliore, quale ente lo fornisce in maniera peggiore. L'importante è che siano corsi certificati e riconosciuti a livello regionale, quindi l'attestato che vi verrà rilasciato dovrà essere riconosciuto a livello nazionale e a livello regionale, altrimenti sarà un attestato che non avrà valore. Quindi questo è l'importante, scegliete quello che reputate maggiormente opportuno, scegliete quello che fondamentalmente ritenete essere per voi il migliore sotto quel punto di vista, anche informandovi un pochino. Perché l'importante però l'importante è che avete queste attestazioni perché comunque, ripeto, fanno curriculum e servono molto anche per quanto riguarda l'utilizzo di farmaci. Utilizzo di farmaci anche e soprattutto nell'emergenza, per cui vi consiglio caldamente di fornirvi di un prontuario. Un prontuario, esistono varie app adesso anche per avere un prontuario, il prontuario vi sarà molto utile in tutti gli ambiti, sia per le sostituzioni di medicina generale, sia per lavorare nell'emergenza, sia per lavorare nelle cliniche, quindi in tutti gli ambiti vi sarà utile avere un prontuario farmaceutico. Ne esistono vari, ripeto, non siamo qua a fare pubblicità, non farò pubblicità. Quello che vi voglio dire, poi magari se volete qualche consiglio chiedete anche ai vostri colleghi che lavorano da più tempo, però ripeto, sono il prontuario farmaceutico, soprattutto nel regime di medicina generale per quanto riguarda il principio attivo, nome, il nome commerciale, a differenza del nome commerciale, la nota farmacologica AIFA, di cui parleremo quando parleremo delle sostituzioni in medicina generale. Quindi sono tanti aspetti che anche rapidamente tramite un'app voi vedrete tranquillamente e farete una ricetta in maniera molto tranquilla. Quindi dotatevi di un prontuario farmaceutico aggiornato. E altra cosa, dotatevi di, diciamo, un manuale clinico, un piccolo manuale tascabile di pratica clinica. Ne esistono tanti anche su questo. Esistono anche manuali per quanto riguarda la gestione clinica delle emergenze, la gestione clinica del paziente cronico, la gestione clinica anche farmacologica dell'emergenza. Ecco, importante, dotatevi anche di un manuale per l'utilizzo dei farmaci delle emergenze, che farete poi, vedrete poi come verranno utilizzati nel corso ACLS, però avere sempre un manuale a portata è molto bravo. Anche su questo andate molto a cercare. L'importante è che sia pratico, chiaro e soprattutto utile. Quindi questi sono fondamentalmente ciò che vi serve. Per quanto riguarda, anche detto per la pratica clinica,
sempre valutare la chiarezza, valutare anche la struttura del manuale e la praticità del manuale. Quindi questi fondamentalmente sono gli strumenti utili che dovete avere. Poi ovviamente la vostra borsa da medico che verrà fatta a seconda degli strumenti di dove andrete ad operare, ovviamente ci sono i famosi strumenti base, fonendoscopio, otoscopio, queste cose qui, ma su questo lo sapete meglio di me quello che serve per operare al meglio.